Ok, un talk un po' così. Non diamo risposte, mettiamo solo sul tavolo degli interrogativi perché stiamo parlando di un qualcosa che o non è codificato, se ne parla da una ventina d'anni, però diciamo non ci sono delle direttive. Anzi, alcune delle cose, lo vedremo nel talk, che si fanno in questo campo vanno assolutamente contro tutte le direttive esistenti, per cui non possiamo certo noi adesso risolvere la questione, ecco, in questa ora che abbiamo insieme. Allora, io sono Emiliano Russo e curo la collezione del Museo Interattivo di Archeologia Informatica di Cosenza, che è uno dei soggetti che sta organizzando questo ciclo di seminari. E di che cosa parliamo? Parliamo del restauro degli oggetti software. Quindi, allora, questo talk si sviluppa in due parti. La prima parte più breve, diamo delle semplici definizioni, che cos'è il software e che cos'è il restauro, mettendo già un pochettino sul tavolo alcuni problemi concettuali. E nella seconda parte invece procediamo per esempi, casi studio. Per cui, che cos'è il software? Il software è un qualcosa di strano, effettivamente, se ci pensate, perché non è né carne e né pesce. Non possiamo dire che sia una cosa totalmente immateriale, perché ha bisogno comunque di un supporto per vivere. Però non possiamo neanche dire che è un oggetto materiale perché la sua natura in qualche modo è stata progettata per essere astratta. E Geoffrey Chuan Chu, che era uno degli ingegneri del gruppo che ha sviluppato l'ENIAC nel 1945-46, disse che il software è la figlia di Frankenstein, quindi un mostro strano. Già Frankenstein è strano. I figli, il maschio dovrebbe essere, secondo forse questa sua idea, l'hardware e la femmina il software. Quindi, intanto, e questo è uno degli ingegneri che ha sviluppato l'ENIAC, che ha progettato l'ENIAC. Che cos'è l'ENIAC? L'ENIAC è il primo computer al mondo a essere stato pensato come general purpose, cioè a utilizzo generale. E quindi su questo computer poteva svolgere un compito e poi lo si poteva riprogrammare per fargli svolgere un altro compito, cosa che i computer della generazione precedente non facevano, sapevano fare solo quella cosa, come il famoso Colossus di Alan Turing, sapeva solo rompere il codice di Enigma. L'ENIAC poteva fare anche delle altre cose, oltre a quella, poteva essere programmato per fare qualsiasi operazione un computer fosse in grado di fare. Però non esisteva ancora il software, nel senso che per programmare l'ENIAC, vedete questo signore sta spostando dei cavi, si doveva ricablare tutta la macchina per fargli eseguire un nuovo programma, lo chiameremmo adesso, bisognava prendere dei cavi e ricablare tutta la macchina, quindi chilometri e chilometri di cavi. In un certo senso, programmare l'ENIAC significava ogni volta costruire un nuovo ENIAC da questo punto di vista, però era pensato per essere, diciamo, più facile con questa cosa dei cavi. E poi la generazione successiva di computer ha preso questa idea e ha cominciato il software a esistere e a diventare sempre più astratto, significa sempre più indipendente dai supporti, sempre più indipendente dalle piattaforme. Oggi ci sembra naturale, no? Che un software possa girare non modificato su un computer o su un altro, o possa essere portato da un media, da una pennetta USB, a un hard disk o a qualsiasi cosa. All'epoca era una novità, cosa che fu anche presa con, insomma, una certa animosità tra gli esperti. C'erano quelli che sostenevano che il computer doveva restare puramente hardware e quelli che sostenevano che il software invece era una. Creare questo strato di astrazione era utile ed effettivamente poi è stato così.
Per cui il software vive di questa natura ibrida, non è né ferro e né una cosa puramente astratta, non avrebbe, se non potrebbe esistere. Una cosa in qualche modo deve precipitare in della materia a un certo punto per poter essere salvato e portato e trasmesso. Un teorico dei media, per dire quanto questa cosa è dibattuta e quanto questo oggetto è strano e controverso, che si chiama Friedrich Kittler, disse: "There is no software", nel senso che il software non esiste, perché alla fine della fiera, sono tutti voltaggi, cioè qui le informazioni che stanno lì determinano come i cavi, dell'ENIAC, degli switch che vengono, accesi, dei volt che vengono portati su, degli altri voltaggi che vengono portati giù, e queste cose poi sono interpretate come dei significanti, ma in realtà non esiste un qualcosa di astratto, c'è sempre alla base qualcosa di materiale. Quindi il software, dicevamo, è questa bestia strana, è la figlia di Frankenstein. Vediamo invece che cosa si intende per restauro, perché se è vero che nell'accezione comune noi possiamo in qualche modo ritrovarci, anche per le cose che diremo in seguito, quando questa cosa viene declinata ed è stata declinata in passato in maniera sistematica, arriviamo a dei problemi concettuali che sono molto molto grandi. Allora, Cesare Brandi, non so se ci sono archeologi qui, è praticamente una delle massime autorità della teoria del restauro in Italia e probabilmente in Europa, ed è un signore che già alla fine degli anni 30 iniziò a sistematizzare questa problematica di il restauro dell'arte. Ok? Dovete capire intanto che era una cosa relativamente nuova, cioè si faceva ma non era mai stato sistematizzato, un po' come la situazione in cui ci troviamo oggi per il restauro dei nuovi media. E quindi non si faceva neanche da tanto tempo, perché in realtà anche il passato, la storia, è un'invenzione recente in qualche maniera. Nella società, nella civiltà occidentale, dai greci in poi, sì, la storia veniva studiata, tramandata, ma sempre in una qualche maniera che aveva molto dell'oralità, veniva mischiata tanto col mito, e fino ad essere indistinguibile il mito, i fatti dalle leggende e così via. Men che meno ci si occupava del materiale che oggi riteniamo preziosissimo. I bronzi di Riace erano in un, come si chiama, in un viale, e avevano una funzione, diciamo, decorativa che serviva a mostrare la grandezza di quella città o di quel regnante, eccetera, eccetera. Non venivano considerati una opera, un unicum, come lo consideriamo adesso, storicizzandoli, quindi tutto il discorso su che capolavoro sono, che noi giustamente riconosciamo adesso, sulla fattura, eccetera. Era un artigiano bravo che aveva ben servito allo scopo a cui doveva servire, per cui non si preoccupavano, per esempio, se si staccava un braccio di farlo rifare, eccetera, o addirittura di fonderli quando non servivano più, anche in epoca successiva. Tutte queste preoccupazioni, tutta questa cura per il passato è un'invenzione piuttosto recente. Cesare Brandi, in realtà questo libro non contiene dei suoi scritti, ma sono dei suoi allievi che hanno scritto delle lezioni, delle lectio magistralis sue, o delle cose che hanno raccolto dei contributi suoi. Significativamente questo libro comincia con quello che si intende comunemente per restauro, e comunemente noi intendiamo, ed effettivamente nel linguaggio comune è così, qualsiasi intervento che rimette in efficienza un prodotto dell'attività umana. Potremmo chiamarla anche riparazione in un certo senso, però se parliamo di arte, in particolare si parla di restauro. I pilastri su cui questa teoria poggia sono diversi, ne elenco due con i quali ci scontreremo nel corso di questa presentazione. Uno è che l'opera d'arte, il restauro dell'opera d'arte deve intervenire solo ed esclusivamente sulla materia, non c'è altro da restaurare. Di una statua si
il suo valore artistico, una volta che è riconosciuto dalla comunità, diventa intrinseco. L'unica cosa che si può andare a toccare è la materia, il bronzo, il marmo, quello che è il quadro, la stessa cosa. Quindi l'unico oggetto d'azione del restauro è la materia. E già abbiamo un problema, no? Perché abbiamo detto che il software, sì, è materia, ma non lo è. E l'altro, un altro dei tanti diciamo, pilastri su cui poggia questa teoria è che bisogna conservare i segni del tempo, perché lo scorrere del tempo racconta sia lo scorrere lento del tempo, il lento degradarsi di queste opere con la formazione di patine o di cose di questo genere. Raccontano una storia o anche con degli eventi di discontinuità. Se a un certo punto un quadro sta in una stanza dove c'è un incendio, l'incendio lascerà una traccia e questa traccia deve essere preservata. Quindi il bilanciamento che si fa nel restauro è sì, riportare l'opera in efficienza, ma preservare la storia, quello che è successo nel tempo. Queste cose sono diventate talmente sono state recepite al punto che nel 1972 sono diventate in qualche modo una direttiva statale. Con la carta del restauro del 1972 i principi di Brandi vengono recepiti al punto che, leggo qui testualmente, intanto si parla di tutte le opere d'arte di ogni epoca, nell'accezione più vasta, che va dai monumenti architettonici a quelli di pittura e scultura, anche frammenti, bla bla bla, e all'arte contemporanea, sono oggetto della carta del restauro e negli articoli 6 ai comma 1, 2 e 3 si dice che rimozione, ricostruzione, ricollocamento in luoghi diversi da quelli originari sono proibiti. Rimozioni o demolizioni che cancellino il passaggio dell'opera attraverso il tempo, a meno che non si tratti di bla bla bla, sono proibiti. Completamenti in stile analogici, sostituzioni e cose di questo genere sono proibiti, per cui dal 72, questo io non so poi, questa è una direttiva del Ministero dell'Istruzione, non è una vera e propria legge, quindi non so poi se e come venga, diciamo, applicata e quali siano eventuali punizioni se uno trasgredisce, però diciamo che la direttiva statale parla molto molto più chiaramente di Brandi, proprio addirittura proibisce queste cose qui. E parla anche di arte contemporanea. E già questa cosa è stata interpretata come un problema, perché l'arte contemporanea ha molte forme di arte effimere, cioè le installazioni, la videoarte, tutte queste cose che trovate oggi in un museo di arte contemporanea, vivono. O che ne so, parliamo per esempio dei graffiti che sono stati riconosciuti ormai come un'opera d'arte. Quelli sono progettati per poi essere contro in qualche modo il restauro. Il passare del tempo li deve finire e quella è la volontà dell'artista. Quindi la conservazione è ortogonale al desiderio, diciamo, alla volontà dell'artista, no? E quindi già, per esempio, se cercate su Treccani che cosa significa restauro, si comincia a dire che sull'arte contemporanea questa cosa è problematica. Ad esempio, facciamo l'esempio delle famose patine. Se un artista contemporaneo usa un materiale come il plexiglass perché vuole creare una trasparenza e quindi che qualcosa che si veda, un materiale che sì, esista, ma attraverso il quale si possa vedere. Questo materiale potrebbe nel tempo ingiallirsi fino a diventare opaco e potrebbe non esistere un procedimento chimico che lo riporta a com'era. Di conseguenza, l'unica possibilità è la sostituzione. E d'altra parte, se ci pensate, il plexiglass è un materiale industriale, non è un prodotto artigianale. Di conseguenza, prendere un pezzo di plexiglass o un altro ha un ruolo puramente funzionale, per cui avrebbe senso sostituirlo, viceversa, non sostituirlo, il concetto di quel pezzo in quell'opera verrebbe stravolto perché tu non hai più la trasparenza ma l'opacità, per cui la patina nel tempo andrebbe contro l'opera e quindi queste normative non risponderebbero a una vera esigenza di conservazione.
sul digitale, poi ci sono state infinite polemiche, proprio perché questo è un oggetto sfuggente, non si sa bene come collocarlo, e così via. Però alcuni studiosi, mi sono fatto un po' un giro, come Giovanni Micheletti, cominciano a dire che il paradigma è cambiato, nel senso che quando Cesare Brandi ha strutturato la sua teoria del restauro, lo ha fatto in determinate condizioni materiali. L'arte del passato era tutta fatta di materia e non c'erano queste bestie strane che ci sono adesso, no? Di conseguenza le condizioni l'hanno portato a fare il discorso che ha fatto. Adesso i paradigmi, secondo alcuni studiosi, sono cambiati e ne parleremo poi in seguito. Alcune diciamo, delle iniziative più avanzate in questo tema, che vanno assolutamente contro tutte le cose che abbiamo appena elencato della normativa, sono della Variable Media Initiative del Guggenheim Museum di New York e ne parleremo in seguito. Allora, incominciamo con degli esempi. Io in questa presentazione farò diversi esempi di cose che abbiamo fatto noi come museo, in supporto sia a studi, scientifici, sia a arte contemporanea. Questa è un'opera che si chiama Tavoli, di Studio Azzurro, che è un collettivo di artisti molto attivo tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. Si chiama Tavoli perché queste mani mi toccano. È una installazione interattiva, c'è un po' di luce sopra. Ok, un'installazione interattiva con delle proiezioni che avvengono su dei tavoli, appunto, su questi tavoli in un ambiente scuro. Su questi tavoli sono proiettate delle persone o degli oggetti, come una tazzina di caffè, e le persone, entrando nella stanza, toccando i tavoli, toccando le proiezioni, possono interagire con essa, versare la tazzina di caffè, infastidire le persone che riposano sul tavolo, e cose di questo genere. Nel 2014 abbiamo tentato un restauro di quest'opera. Naturalmente, tutti gli oggetti che vedete qui sono puramente funzionali. I tavoli, quando quest'opera è stata presentata alla Triennale a Milano, per cui diciamo non c'è dubbio che si tratti di arte, se no non finiva alla Triennale, non sarebbe stata poi esposta in Giappone, eccetera, eccetera. Quando è finita l'installazione, i tavoli sono stati buttati. Il proiettore, uno vale un altro, i computer che venivano usati, anche quelli, uno vale l'altro, voglio dire, no? Quello che effettivamente è l'opera sono le proiezioni che all'epoca venivano pilotate da un sistema CDI, CD Interactive, una tecnologia che è durata pochissimo, no? E già cominciamo a vedere che ci sono alcuni problemi legati all'obsolescenza. CDI è stata distribuita poco, nessuno l'ha più prodotta, se ne trovano pochi in giro, ma sostanzialmente serviva a pilotare poi il proiettore, i tavoli. Per cui ripristinare la materia originale di fatto è impossibile. E c'è anche il problema, la caratteristica che in realtà il cuore dell'opera sono le immagini. È la logica implementata su software per computer che gestisce tutto questo ambaradan, diciamo, no? Se ci pensiamo bene, allora, i tavoli facevano parte dell'esposizione, ma avevano un ruolo puramente funzionale. Allora potremmo discutere se effettivamente i tavoli erano parte dell'opera o meno, ma queste cose qui di arte contemporanea, per esempio, richiedono l'elettricità, di conseguenza si arriverebbe, se uno volesse riportarle esattamente a com'erano, a dei discorsi metafisici del tipo, però l'armadio elettrico era Siemens, deve di nuovo essere Siemens, a delle cose, così che fanno anche un po' sorridere, perché è evidente che alcuni oggetti stanno lì solo per una funzione, non hanno una funzione particolarmente estetica. E quello che abbiamo fatto è stato appunto rifare i tavoli, trovare un nuovo proiettore, e migrare il software originale su dei nuovi computer. I computer erano nascosti, non facevano parte nemmeno dell'estetica, non si dovevano manco sentire, quindi erano anche distanti, perché sennò le ventole facevano. Quindi
cambiarli con uno o con un altro modello di computer, più nuovo o più vecchio, era assolutamente indifferente. A un certo punto abbiamo anche pensato, e sono state fatte due versioni, che il software originale era molto semplice da riprodurre con gli strumenti moderni, quindi lo stesso algoritmo, le stesse regole potevano essere implementate da zero, con un codice molto più snello, molto meno spaghetti, che non interagisse con CDI, con periferiche, con cose di questo genere. Quindi ne sono state fatte due versioni, una più conservativa, con uno strato di emulazione e è il software originale in funzione, un po' un accrocchio, e poi un'altra con il software riscritto completamente. Ok, e quindi già vedete come stiamo andando contro la carta del restauro, il tavolo è stato sostituito, del proiettore non gliene è importato niente a nessuno, questo è stato fatto insieme agli artisti originali. Questo però non deve rassicurarci troppo, perché l'artista è un artista. Quindi non è che se l'artista dice il proiettore si può cambiare, allora è la volontà dell'artista e il proiettore si può cambiare dal punto di vista della conservazione, del restauro. Però conforta in qualche modo, perché se l'artista ti conferma che l'oggetto è puramente funzionale e il ragionamento ti porta, che stiamo facendo anche adesso, ti porta a dirlo, è comunque una cosa interessante, no? L'artista non è un'autorità di restauro e di conservazione, ma non è nemmeno l'ultimo fesso che passa per la strada. Ok. Secondo esempio. Nel 2020 ci è stato chiesto dall'Università Cattolica di Milano di recuperare dei dati. Ah, ecco, adesso io qua introduco un altro concetto che, se possibile, renderà l'oggetto software ancora più strano. Io sto parlando di oggetti software e per oggetti software intendo sia dati piatti, statici, sia software che funzionano, quindi vengono eseguiti e fanno delle cose. Questo perché in realtà, dal punto di vista strettamente tecnico, per come sono le architetture dei calcolatori di oggi, ma anche di quasi di 80 anni fa, i dati e le istruzioni sono più o meno la stessa cosa, sono la stessa cosa, non c'è una distinzione tecnica. Quando passano dal processore vengono macinati tutti insieme e nello stesso modo. Questo lo sanno molto bene anche gli esperti di sicurezza informatica, no? Le istruzioni, le SQL injection o cose di questo genere, è un attimo che si possono trasformare i dati in ingresso, un attimo che si possono trasformare in istruzioni, e le istruzioni sono rappresentate dai dati binari o del codice intellegibile, per cui dati e software, il confine è molto labile, per come la vedo io sono abbastanza interscambiabili. Si poteva dire, io ho scelto questo termine oggetti software, potevamo dire oggetti digitali, però diciamo che volevo essere più specifico sull'oggetto che sta dentro al computer, diciamo. Ok, ci hanno chiesto di fare questo. Un'altra distinzione che personalmente non faccio è tra un'opera d'arte e dei dati che servono a qualcosa, quindi tra una parte di restauro artistico e una parte di restauro archivistico, anche perché, vedremo, ci sono degli oggetti anche lì che sono abbastanza ibridi, lo vedremo in delle slide successive. Qua ci hanno chiesto di ripristinare dei dati che erano i dati di una ricerca storica del professor Busa, che abbiamo scoperto, è uno dei, in quell'occasione, uno dei fondatori della linguistica computazionale, che ha fatto delle cose in America con IBM negli anni 50, molto importanti, e poi negli anni 70-80 a Milano ha fatto delle altre ricerche, salvate su dei floppy da 8 pollici. Naturalmente nessuno lì aveva più un lettore di floppy da 8 pollici, e le persone però, sapendo cosa c'era dentro, più o meno, i ricercatori erano interessati proprio ai dati per continuare a fare delle ricerche, perché loro stavano, diciamo, sviluppando dei software completamente automatici su lemmatizzazioni del testo, statistiche, eccetera. E siccome negli anni 70 e 80 fare queste cose in maniera completamente automatica non era possibile, lo stesso tipo di ricerca veniva fatta con una parte automatica e con una revisione manuale, per cui paradossalmente i dati di
40 anni fa erano migliori perché erano stati rivisti da delle persone, quindi loro volevano comparare il loro procedimento pienamente automatico con uno che era provato e revisionato da degli umani, e quindi erano interessati proprio al dato che stava dentro per fare ricerca. Ora, naturalmente bisogna avere un lettore, noi ce l'abbiamo, però saltiamo la parte archivistica, è un casino tirare fuori questi dati, ne parliamo magari in un altro seminario. Quando i dati sono finalmente stati acquisiti, di solito per un software, per un dato, si fa un'immagine archivistica del medium, cioè del floppy, si prendono bit per bit, si fa una copia come un unico file dove questi bit vengono serializzati uno appresso all'altro, e quella è la tua copia di riferimento, dove i bit che stavano sul mezzo sono stati trasposti, dopodiché il floppy lo metti da parte perché non ti serve più leggerlo e cominci a lavorare però sui dati. E qui bisogna entrare nel merito di che struttura hanno questi dati e quindi come sono organizzati sul disco fisico. Il disco fisico è diviso in dei cerchi concentrici, poi è tagliato a fette, si creano dei settori, là dentro ci sono 512 byte o 256 per settore, sono organizzati in un certo modo, l'indice dei dati sta scritto in un certo particolare settore convenzionale, e così via. E abbiamo individuato due sistemi, due computer. Uno, un computer si chiama Eco, un computer di produzione italiana con sistema operativo CPM, e un altro, un IBM che non conosciamo, sconosciuto a tutti, abbiamo chiesto anche lì, nessuno sapeva cos'era. Qua abbiamo uno schema di come sono fatti, organizzati i dati su un formato IBM, non su quello CPM, quindi bisogna entrare nel merito per tirare fuori questi file. Naturalmente questo floppy, anche se lo poteste collegare a un computer moderno, non sarebbe in grado di leggerlo, per quel file system è sconosciuto, non è usato più da 50 anni, e quindi bisogna scrivere un programma per tirare fuori questi dati. Oltretutto IBM codificava i dati in un formato testuale, qua stiamo parlando di dati testuali, quindi estremamente semplici da trasportare su un altro supporto e leggerli, leggere del testo, però il testo veniva codificato in una codifica che si chiama BCDIC, che non è compatibile con ASCII, quindi anche avendo il testo originale in BCDIC non si può leggere, bisogna per forza convertirlo, se il computer lo deve convertire al volo, ma è sempre un trucco, per cui quello a cui voglio arrivare è che questo dato, per essere utilizzabile, deve essere alterato. Non esiste altra possibilità, perché il dato originale sta sui floppy. L'altra possibilità, esploriamola per scuola, diciamo, sarebbe prendere i computer originali, metterli i floppy originali e guardarli lì. Quello sarebbe una preservazione, diciamo, busiana, no? La materia è la stessa. Però c'è un problema, che tutta questa roba non regge la prova del tempo, perché i floppy da 8 pollici noi siamo riusciti a leggerli, ma fra 20 anni non esiste al mondo che si potranno leggere, perché la materia degrada. E quindi c'è un problema di obsolescenza dei media, innanzitutto. I CD-ROM. I CD-ROM hanno una durata massima teorica di 70 anni, i dati che ci stanno dentro, perché c'è uno strato di materia organica appiccicato tra i due layer di plastica, e quella materia organica decade, per cui non esiste al mondo che fra 200 anni noi leggiamo un CD, ok? Così com'è. Per cui bisogna per forza migrarli questi dati, se ci vogliamo mettere in una prospettiva storica. Con una statua o con un papiro questo non avviene, perché un papiro può attraversare i millenni indenne, ma i mezzi che noi stiamo costruendo si entra su una scala talmente ridotta che quando la materia inizia a decomporsi il problema è l'illeggibilità, l'oblio, ok? Quindi devono essere per forza portati avanti, anche perché i floppy da 8 pollici li hanno smessi di produrre, ok? Quindi, e per produrli, se li volessimo portare sullo stesso medium, serve un'infrastruttura industriale. Non esiste che io a casa adesso stampo un floppy da 8 pollici, perché ci sono materiali, c'erano fabbriche intere. Per cui è anche inverosimile che nel futuro si potranno ricostruire così com'erano. Bisogna per forza portarli avanti su qualche altro supporto. E l'altra stessa cosa avviene con i computer. Noi
oggi ci siamo accorti che questo computer, che 2 anni fa era stato controllato, revisionato, eccetera, eccetera, delle bizze le fa, era perfetto, è stato acceso in delle mostre per mesi, ok? Per cui anche i computer non saranno più prodotti, servono delle industrie per produrle, si guasteranno in maniera, diciamo, irreversibile, irreparabile, perché quando si è, che ne so, è sparita il contenuto di una EEPROM, è finita, cioè, no? Gli stessi mezzi che stiamo costruendo adesso, i dischi a stato solido, che piacciono a tutti, ok? La durata massima teorica dei dati su un disco a stato solido, che viene lasciato spento, e questo dettaglio è importante, è non più di 30 anni, quindi uno sputo nella prospettiva storica. Perché? Perché i dati non sono salvati su un supporto magnetico, ma sono delle cariche elettriche che restano intrappolate in dei gate. Ora, ci sono i materiali isolanti, ma nessun isolante è perfetto, quindi piano piano questi elettroni, uno alla volta, se ne escono fuori dal mezzo, e una volta che sono usciti, cioè, ok? Per cui questa cosa qui evidenzia intanto un primo problema, e stiamo parlando, ripeto, di dati che una volta convertiti sono leggibili da qualsiasi formato. Andiamo avanti. L'ultimo talk con Maurizio, abbiamo esplorato alcune cose sull'underground digitale, la storia dei primi gruppi informali o addirittura antagonisti su internet, e quindi poi ci siamo risentiti. E lui aveva delle fanzine, dei floppy che hanno questo interesse storico, archivistico, e ci siamo messi ad acquisirli in maniera archivistica. E quindi abbiamo fatto delle copie che adesso abbiamo messo su archive.org. Però questi dati, in questo caso specifico, stiamo parlando di un software, non sono più dati piatti come il testo semplice, diciamo, sono dei dati che sono ipertestuali, hanno bisogno di un certo tipo di software per accederli. Quindi, oltre all'obsolescenza hardware e dei media che abbiamo detto, c'è anche un problema di obsolescenza di quello che ci serve per leggere quel dato, perché a differenza di una statua, di un quadro, di un qualcosa del genere, noi abbiamo per forza bisogno di un'intermediazione tecnologica per vedere questi documenti o queste opere. Per me è lo stesso. Non esiste che io adesso smonto un floppy, lo guardo in controluce e capisco cosa c'è dentro. Ho bisogno di un'infrastruttura tecnologica molto sofisticata. E anche il software fa parte di questo, per cui come si fa? Non è più in produzione DOS 3.3 e nessuno lo produrrà mai più. Per cui l'unica cosa che si può fare è o portarlo sui computer storici, ma abbiamo visto il problema di prima, oppure creare degli strati di emulazione, che è quello che fa anche archive.org, per poter continuarlo a vedere così com'era. L'esperienza sarà diversa perché non avremo davanti un tubo catodico, non avremo davanti lo stesso tipo di cosa, ma il contenuto, diciamo, continuerà ad essere accessibile. E ora vi faccio un esempio di quello che mi è successo. Che ore sono? Di quello che mi è successo recuperando questi software, questi dati. Poi qui è un ibrido tra una cosa archivistica e una cosa artistica, perché poi tutte le interfacce sono state progettate insieme da degli attivisti e degli artisti, per cui ci sono delle grafiche originali che non stanno da nessun'altra parte, quindi ci sono. Naturalmente oggi fanno sorridere perché sono blocchettose, no? Quindi, però all'epoca era così. Allora, cosa mi è successo? Mi è successo questo, è successo che questi software Meta Network e gli altri floppy che mi ha dato funzionano così. Le persone che ci mettevano dentro queste informazioni ce ne avevano di più di quante ne contenesse il floppy, che prende 720 KB di informazione, questi floppy qua. Sono a una faccia, c'hanno 7. Loro, per mettercene di più, cosa facevano? Mettevano in un file compresso, quindi a.zip, e poi mettevano un decompressore nello stesso floppy, un zip.exe, e poi facevano un installer, io i nomi adesso li sto inventando, .bat, che serviva semplicemente a copiare
tutta questa struttura in una cartella del disco rigido, che quindi era richiesto, hard disk, C2 punti, nello specifico, venivano copiati qua dentro, e poi dentro lo zip c'erano il file 1, 2, 3, 4, 5 e 6, no? C'era per esempio il lettore ipertesto, hyper.exe, delle librerie, lib.dll, lib2.dll, e poi finalmente il file con l'ipertesto vero e proprio, docu.tbk, mi pare che l'estensione era. Per cui in realtà questo software, questo oggetto, ha due incarnazioni. Ha un'incarnazione floppy, che è un installer, e poi c'è un'incarnazione installata, per cui un altro dei problemi che ci vengono dal restauro del software è che l'oggetto non soltanto è ibrido, ma è anche mutevole, perché ha un'incarnazione, poi ce n'è un'altra, poi ce n'è un'altra ancora, anche un po', e quindi il parallelo mi viene facile con le installazioni artistiche, che vengono fatte prima alla Triennale, poi le sposti e le vai a rifare tavoli a Tokyo, poi lo rifai, è un po' come una rappresentazione teatrale, viene fatta sempre da zero. Ora, mi è successo che questo file qui, che era quello più importante, abbiamo fatto diverse prove, il dischetto che aveva Maurizio era leggermente danneggiato, seppur in condizioni perfette, quindi un file risultava illeggibile, che era quello fondamentale. Fortunatamente, sul sito web dei produttori, che si chiama strano.net, era preservata una parte di questo contenuto, non tutto, poi c'era un readme.txt che era relativo alla versione installata, c'è un readme che è relativo all'installer, r.txt. Quindi alcune cose c'erano, altre no. Questo file c'era, per fortuna. Quindi che cosa ho fatto? E non so se è un restauro, per cui vi faccio una domanda. Ho preso questo file dal produttore originale, l'ho rimesso nello zip dell'installer qua dentro e quindi ho in qualche modo rifatto l'immagine con il problema corretto, ok? Quindi ho sostituito una parte, anatema, la carta del restauro lo vieta, lo proibisce in maniera categorica, però l'alternativa era niente, non avere niente. Immaginiamo, questo non è il caso, però che questa fosse l'unica copia esistente di questo, l'alternativa era non avere più niente. E quindi sì. Mi viene in mente, no? Credo che sia importante tenere traccia di questo passaggio. Sì, la documentazione. La documentazione, giusto. Perché potrebbe capire, cioè, l'equivalente di un bene culturale che può essere una statua, sì, è magari una compromissione importante, una lesione. Sì, è irreversibile. È irreversibile. Irreversibilmente la distruzione dell'opera, certo. Per cui un intervento con delle graffe d'acciaio o qualcosa del genere è distruttivo, potenzialmente. È potenzialmente distruttivo, però bilancia la questione, cioè è assolutamente necessario, no? Sì. Allora, grazie, perché arriviamo alla cosa che ci stavo pensando e mi ero dimenticato. Secondo me la cosa importante, appunto, è che va bene una cosa del genere, magari si preserva comunque, esatto, l'originale, esatto, e tenere traccia di questo tipo. Anche, no, hai fatto bene, perché ci stavo pensando che era proprio la cosa che dovevo dire. Intanto che non si fa male a nessuno, perché una copia archivio, questo tipo di mezzi, il mezzo digitale, lo sappiamo benissimo, si può copiare... Non soltanto come l'arte seriale, tipo le varie cose di Warhol, no? Che sono fatte in serie, ne esistono tanti esemplari, ma chi lo riceve, chi lo vede, ha in mano uno stesso strumento per farne altri milioni di copie completamente identici e indistinguibili dal punto di vista del contenuto, numero uno. Quindi, secondo me, i pilastri, diciamo, almeno quelli che seguiamo noi, sono intanto conservare una copia così com'è e poi lavorare su delle copie e fare il restauro su delle copie, il restauro, quello che è, se lo vogliamo chiamare in modo diverso, conservazione, preservazione, ci si gira intorno, però alla fine è quel concetto che dicevamo, riportare in efficienza l'attività dell'ingegno umano.
Numero uno, non si fa nessun danno. E quindi è numero, però l'unica, l'altro pilastro, quindi fare una copia per me, per noi è un pilastro, è documentare il processo, che è quello che si fa anche in archeologia, per cui non è che si deve buttare via tutto di quello che si faceva fino a mo', no? Perché, ripeto, le condizioni materiali sono cambiate. Il fatto di non, di non sostituire, di non fare, di non rimuovere, perché è tutto irreversibile sulla materia. Se io mi metto a intervenire sui bronzi, io o sulla Gioconda e faccio un'operazione, questa operazione non è detto che posso annullarla, CTRL Z e torno indietro. Col software si può fare, ok? Andiamo avanti. Scusami, Sì. interrompo un po'. Nell'ambito dei beni culturali, no? Sì. Lo so per certo perché ne è nata una curiosa discussione, no? Ma proprio veramente curiosa. Su questo discorso della replicabilità, no? Gli addetti ai lavori, la copia dell'opera d'arte è una parola proprio che non Allora, Esiste il surrogato, cioè magari qualcosa, questo stesso concetto, no? un'altra cosa che dobbiamo secondo me capire, e questo me ne vengo a quest'altra slide. Antonio Glessi, siamo in contatto perché abbiamo fatto, diciamo, i recuperi, i restauri, sempre come vogliamo chiamarli, c'è sempre un po' di imbarazzo a usare questa parola, no? È uno di quelli che dice non esiste l'originale, in questo genere di cose il concetto non serve più a niente perché le copie sono tutte identiche. E io quando ho fatto sta cosa l'ho salvata magari l'ho salvata contemporaneamente su un dischetto e su un hard disk, allora che sono? Due originali, no? Sono tutte copie identiche, poi ne ho fatto un'altra copia, poi tu che te l'ho dato ne hai fatto un'altra copia ancora, sono tutte uguali, i bit sempre quelli, sono, a meno che non c'è stato un problema, no? Quest'opera qui è l'opera di Jovanotti Mondani Meccanici, che sono un gruppo di artisti attivi nella Firenze degli anni Ottanta e che sono stati i primi al mondo a fare un fumetto con un computer, con un Apple II come questo e con una tavoletta grafica. Qui abbiamo anche i floppy con quelle informazioni, poi li possiamo vedere insieme. Il procedimento all'epoca era complicato perché dall'Apple II non si poteva stampare, non c'erano le stampanti laser, quello che potevano fare a colori era pessimo. Per cui loro hanno fotografato lo schermo, fatto una composizione litografica per mandarla alla rivista, Frigidaire, e poi fatto il lettering perché la risoluzione dell'Apple II è talmente bassa che se ti metti a scrivere una frase di più di due righe, hai riempito lo schermo, ok? Quindi soltanto i disegni venivano fatti al computer, con una tavolozza di 16 colori, ben 16 colori, con una risoluzione che abbiamo controllato prima, era 290x192 pixel, mi pare, 180, una cosa del genere. Che cosa abbiamo fatto per una mostra? Allora, poi questo fumetto aveva diverse incarnazioni, c'era la versione stampata sulla rivista, poi c'era una versione che loro portavano in giro, quindi di nuovo torniamo a delle opere che hanno delle incarnazioni molteplici diverse. C'era la versione che portavano in giro, così come quella che abbiamo ricostruito, su dei floppy con un programma che faceva da slideshow, le teneva ferma una per qualche minuto, poi passava alla successiva, poi alla successiva e così via, senza lettering. E poi avevano fatto un'altra versione astratta, in cui le foto che avevano fatto allo schermo venivano ingrandite tantissimo fino a farle diventare dei colori astratti o dei pezzi blocchettosi astratti, messi su delle diapositive che abbiamo al museo e proiettati per fare degli scenari, dello scenario su un muro, no? Per colorare un ambiente. Per cui quest'opera aveva delle incarnazioni molteplici. Quella che abbiamo ricostruito noi è stato riportare i floppy, lui non ce li aveva più. No, materialmente i floppy, tra virgolette, originali, anche se non esiste l'originale, eccetera, chiamiamoli così per capirci, lui non ce li aveva più perché i file se li era portati avanti, poi aveva comprato un Macintosh, poi aveva comprato un altro computer e quindi quei dischetti là non gli servivano più a niente, cioè aveva i file sull'ultimo computer che aveva e su un hard disk esterno di backup, giusto? Quello che abbiamo fatto insieme a lui è stato riportarli sui floppy, riscrivere una slideshow.
E quindi avere, diciamo, una cosa il più possibile vicina all'esperienza originale. L'Apple II, i floppy e la slideshow con quelle immagini che sono bit per bit uguali a quelle che avevamo. E qua io introduco una ipotesi, una, se vogliamo, una provocazione. Diciamo che su questa immagine, qui avete visto quando copiate un file, sarà successo a tutti di mandare un allegato PDF e arriva corrotto. Ok? Quindi possono succedere. Qua passiamo a un altro concetto ancora. Lo scorrere del tempo rispetto a quello che succede in un'opera fisica, in qualche modo il tempo scorre in maniera diversa, perché intanto gli eventi che succedono, tipo qua si glitch, nella copia qua c'è un glitch. Io faccio una copia ed è alterata. Qua c'è un glitch che non c'era nell'originale da cui ho fatto la copia. Però questa cosa qui non racconta niente, non è una patina. La patina non è né un evento importante, tipo l'incendio nella stanza di cui parlavamo prima, e né una lenta progressione del decadimento, è una specie di fluttuazione statistica stupida che non ci racconta assolutamente niente, per cui il tempo in qualche modo è o fermo o ci sono delle discontinuità che però non hanno nessun significato, ok? Se un'immagine del genere glitcha, e io ho solo la copia glitchata, e però so due cose: so che dalla rivista qua c'era nero, e ne sono certo perché qua c'ho la foto, e che l'Apple 2 c'ha 16 colori, non ce ne ha 200, quindi non può essere grigio, nero, ne grigione, 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 deve essere proprio nero, devono essere quelli i bit. Io li posso rimettere come erano. Che cos'è? Legittimo? Sto alterando? Non lo so. Fermo restando che non faccio danno a nessuno perché c'è sempre la copia glitchata, ok? Però se teniamo presente che quello che è successo, tutto sommato, non ha nessun significato, perché non lo dovrei fare? Cioè, se esistesse una magia che io posso fare ricomparire nella mano dei bronzi di Riace, quello che avevano in mano veramente, e farne una copia sia che esatta della stessa materia, sia che non ce l'ha in mano quell'oggetto, e sia che ce l'ha, perché non lo dovrei fare? Penso che non si sarebbero posti nessun limite chi ha fatto la carta del restauro, però naturalmente sulla materia non è Però possibile. forse esiste probabilmente, non ne so, ma mi viene in mente che esiste un modo che un intervento, a parte documentato, eccetera, eccetera, deve essere in qualche modo anche distinguibile. Cioè, nel senso, ci sono diversi cocci che magari vengono ricostruiti e magari hanno una Ma base. sempre perché? Perché tu stai facendo un'ipotesi, perché tu non lo sai in realtà che cosa ci aveva e non lo potrai mai sapere. E anche se lo sai diciamo per un tramite orale, c'è sempre la possibilità che quello abbia mentito, che si ricordava male, che questa è la tavolozza di colori dell'Apple 2. Vedete? Cioè, se il verde è questo o quello, per cui se io nella stessa immagine ho tre verdi, uno è più scuro, uno è medio. So quei tre, non è che ce ne sono tanti, sono 16 colori, ok? E faccio qui un altro tipo di discorso e di provocazione. Questo è un libro che mi piace assai, che si chiama Zen and the Art of the Macintosh. Prima o poi contatterò questo Michael Green. Raccoglie delle grafiche che questo signore ha fatto sui primi Macintosh, la prima generazione di Macintosh, cioè quelli che sono usciti tra l'84 e l'87, hanno un display che ha una sua certa risoluzione molto alta per l'epoca, ma una profondità di colore di un bit, cioè un pixel sui vecchi Macintosh può essere o bianco o nero, non esiste grigio, non esistono nemmeno i 16 colori dell'Apple II. E per simulare dei toni di grigio su questo tipo di supporto si usa una tecnica che si chiama dithering, cioè si mettono dei neri più o meno vicini, più o meno lontani. E all'occhio umano, a una certa distanza, ti sembra grigio, ti sembra nero, ti sembra quasi bianco. Ora, io diciamo che a me piacerebbe vedere questa cosa su Macintosh, però dovrei disporre del file originale per fare questo. Però in realtà, se voi ci pensate, sapendo tutte queste cose che sappiamo, cioè conoscendo il formato con cui questi file vengono salvati e facendo una scansione di questo disegno, io potrei benissimo ricostruirlo perché faccio una griglia della risoluzione che mi serve, anche perché il formato impone
che siano esattamente 5,76x720. La profondità di colore è un bit, io lo potrei ricostruire e sarei ragionevolmente sicuro che è identico all'originale, anche se l'originale è andato perduto, per cui non sarebbe distinguibile in realtà concettualmente all'originale, a meno di dettagli insignificanti, tipo se quell'originale, tra virgolette, sempre era perfettamente centrato o un po' spostato a destra, che nella stampa sono andati perduti, ok? Per cui anche questa operazione, che cosa sarebbe? Un restauro, una ricostruzione? Una ricostruzione va bene, però sapendo tutto ciò che sappiamo, sappiamo anche che sarebbe identica all'originale. Per cui mi chiedo di che cosa stiamo parlando. Ok, quindi tutti questi interrogativi, gente più intelligente di me se li è fatti, in particolare al Guggenheim, e loro sono arrivati alla conclusione che con l'arte contemporanea, con l'arte effimera e con la digital art, il loro paradigma è persistence through change, cioè la permanenza di queste informazioni non può che attraversare dei cambiamenti di queste stesse informazioni. Queste informazioni devono essere archiviate, questi sono alcuni dei loro pilastri, devono essere archiviati, possono o possono non essere emulati. Un altro dei discorsi che fanno è bisogna valutare caso per caso, perché con l'arte contemporanea ognuno di questi artisti si è messo in capo una cosa e ognuno si è fatto un discorso concettuale completamente diverso, per cui caso per caso bisogna capire. Loro propongono agli artisti di adesso un questionario, per cui chiedono all'artista che ha fatto una data opera il tuo software, tu consentiresti in futuro uno strato di emulazione o deve essere preservato per forza com'è? Il tuo software, tu consentiresti che se venisse trasportato su dei media diversi per evadere il problema dell'obsolescenza di questi media, oppure il tuo concetto è che si deve perdere, per esempio, potrebbe essere anche legittimo. Reinterpretazione, e adesso ci arriviamo. Il tuo software può essere rimpiazzato da un qualcosa che fa qualcosa di che è diverso, ma che fa qualcosa di concettualmente equivalente, ed è quello che abbiamo fatto con l'opera del 1961 di Nanni Balestrini. Nanni Balestrini ne ha parlato meglio di me Roberta due incontri fa, è uno dei massimi esponenti della neoavanguardia italiana, probabilmente ha scritto alcune tra le opere più importanti letterarie del secondo dopoguerra, come per esempio Gli Invisibili, Vogliamo Tutto e tutti questi romanzi qua, ed era anche un poeta di avanguardia. E quindi nel 1961, immaginate, nel 61 ci potevano essere, non lo so, 50 computer in Italia, non di più immagino, lui con IBM e con Bompiani decidono di fare una poesia algoritmica, cioè di scrivere un programma che generasse poemi, ok? Storicamente l'unico precedente è in Germania, naturalmente lui non ne sapeva niente perché le informazioni non si diffondevano nel 61 come adesso, soprattutto queste di nicchia. Il Theo Lutz aveva fatto uno stocastische text, erano dei pezzi del castello, se non mi sbaglio, di Kafka, ricombinati a caso. Lui ha fatto una cosa un po' più sofisticata, ed è tutto documentato qui, nell'almanacco letterario Bompiani 1962, che è una cosa piuttosto singolare, cioè che un poeta condivida con tutti non soltanto il suo risultato, ma anche il procedimento esatto con il quale ci è arrivato. Vediamo se trovo le pagine. Ah, eccoci qua. Tape Mark 1, vedete, c'è addirittura un diagramma di flusso del software che è stato sviluppato per l'IBM 7070. Allora, una decina d'anni fa ci siamo messi in testa, ma perché non la ricostruiamo questa cosa? Abbiamo parlato con
Bompiani con IBM, con la banca dentro la quale era stato svolto questo esperimento, perché una banca c'aveva un computer, non la persona. Stiamo parlando di un computer grande quanto una stanza, no? E poi con Balestrini non siamo riusciti a parlare con l'ingegnere che l'aveva seguito, però diciamo che da tutte queste ricerche incrociate è emersa l'amara verità, e cioè che tutto ciò che c'era era stato buttato, i nastri erano stati buttati, il foglio stampato quello che vedete qui, il rullo stampato dalla stampante del computer era stato buttato, non c'era più niente, c'era soltanto il procedimento descritto qui. E questo è un pezzettone di quello che era il rullo di decine e decine di migliaia di righe di elaborato, di poesia che aveva sputato il computer, che gli era piaciuto un pochettino di più. Naturalmente non è che poteva pubblicare tutto il rullo, anche se avrebbe voluto, e che quindi era stato immortalato qui. Allora, quindi la nostra idea era fallita, nel senso che non c'è più niente, che avevamo persino trovato un IBM 7070 in un museo a Monaco, per cui diciamo che se ci fosse stato tutto il resto eravamo forse anche in grado di fare qualcosa di che mantenesse l'hardware e il software originale, però non si poteva più fare materialmente. E quindi che cosa abbiamo fatto? Come vi dicevo, la descrizione è molto dettagliata, ci sono addirittura degli spezzoni di diagramma di flusso, ma il codice, i programmi che si scrivevano soprattutto all'epoca, quando il software, sì, è vero, stava diventando sempre più estratto, però non era ancora a livello di adesso, quindi era molto legato all'hardware di quella macchina, cioè quel codice, il diagramma di flusso aveva senso per quella macchina, per come organizzava la memoria, per come organizzava, diciamo, le informazioni. E diciamo, riscriverlo per un IBM 7070 sarebbe stato comunque falso, perché non era quel programma lì originale. E quindi abbiamo pensato, visto che ci sono le istruzioni in formato testuale, ma molto rigoroso, molto logico, noi lo riscriviamo su un qualsiasi computer, visto che tanto è andato tutto perso. Al suo punto manteniamo almeno il concetto dell'opera, cioè ci sono queste tre poesie scritte da altre persone, a ognuna di queste poesie viene associato, a ognuna di righe di queste poesie viene associato un doppio codice, sia iniziale che finale, e poi ci sono le istruzioni che ti dicono bisogna combinare 10 elementi su 15, sono 15 in tutte le strofe, senza ripetersi e senza permutazione. Ogni elemento deve essere seguito da un altro, non a caso come nel caso di Theo Lutz, ma deve essere compatibile. Il codice di testa, cioè questo qui, dell'elemento che abbiamo scelto, dovrà coincidere con uno dei codici di coda, mi pare, esatto, dell'elemento precedente, ok? Quindi due strofe possono o possono non stare bene insieme concettualmente. Non bisogna mai mischiare uno appresso all'altro due elementi dello stesso gruppo, quindi della stessa poesia, e poi quello che hai tirato fuori si divide in 10 elementi di 6 versi di 4 unità metriche, insomma, quello che è. Quindi, diciamo, è tutto spiegato in maniera molto chiara. Questo si può trasformare in un algoritmo, meglio di come l'ho detto adesso, su un codice che abbiamo scritto e l'abbiamo riportato in funzione. C'è un documentario che abbiamo girato insieme a Nanni Balestrini quando è ancora vivo. E alla fine di tutta questa cosa, il nostro cruccio è che cosa abbiamo fatto, cioè di che cosa si tratta, una ricostruzione. Però anche qui abbiamo il problema che l'opera era multiforme. Sì, qual è l'opera? L'opera è quel nastro, quel pezzo di carta che era uscito, il codice salvato nei nastri, la pubblicazione, perché pure questo è quello che rimane di tangibile. Però l'opera esattamente, Nanni, porca miseria, qual era? E lui ci ha spiegato che secondo lui era come un'opera teatrale, per cui un'opera da un certo punto di vista effimera, cioè c'è un copione. C'è una cosa che Shakespeare ha scritto 700 anni fa, però l'unico modo, l'opera non è nemmeno quel testo, perché anche lì si è perso un po', eccetera. L'unico modo per farlo rivivere è reinterpretarlo sempre, per cui lui ha detto, è come un'opera teatrale, ci sono le regole, poi però tu questa cosa poteva stare qui, come poteva stare lì, e infatti non ce ne siamo interessati, le abbiamo
buttate via queste cose qua. E quindi noi abbiamo poi, visto che era stato gentile, ci aveva anche chiarito questa cosa concettuale in maniera molto simpatica, abbiamo pensato di regalargli un qualcosa che gli rimanesse. Abbiamo messo questa poesia, questo algoritmo nuovo, che però implementava le sue vecchie regole, in un piccolo televisore a tubo catodico. Abbiamo rifatto il box di legno per renderlo un po' carino e gliel'abbiamo regalato. E poi lui ha deciso di esporlo e che questa, secondo lui, era la ricostruzione di quell'opera, tra virgolette, ufficiale, infatti esposta nella collezione permanente lì allo ZKM. Altre cose su questa falsariga. Scotter, questi, alla metà degli anni 60 hanno cominciato a essere disponibili i plotter, quindi non soltanto si potevano fare le operazioni artistiche con il testo, come quella di Nanni Balestrini, con una stampante raster, no? Che poteva fare solo caratteri, tra l'altro, quindi si facevano le hashi art, questo genere di cose qui, ma si poteva anche fare della grafica vettoriale con i plotter. Il signor Georg Ness era un impiegato di Siemens, lui era un matematico, tra l'altro, però nella Siemens aveva un ruolo tecnico, tipo ottimizzare le centrali elettriche che produciamo e distribuiamo. E insomma, un giorno in ufficio gli arriva questo grosso plotter, che era grande come un tavolo da biliardo, uno Zuse Grafomat. E siccome era fissato anche con la filosofia, con alcune teorie estetiche che circolavano in Germania per tramite di Max Benz, che era un filosofo e diciamo profeta dell'era cibernetica, come veniva chiamata all'epoca, no? Lui ha pensato: perché questa macchina io non gli posso far fare degli oggetti che sono puramente estetici? Il plotter di solito serve a fare diagrammi di, non lo so, schemi o macchinari, cose di questo genere. E lui quindi ha cominciato a ragionare su questa cosa che è proprio tipica dell'arte, computer art degli anni 60, di questa dialettica tra l'ordine e il caos. Questa è una delle sue prime opere, le più conosciute, si chiama Scotter, e abbiamo una serie di quadrati che iniziano con l'essere ordinati e progressivamente si inserisce un elemento di perturbazione casuale sempre più accentuato. Questa cosa qui è molto facile da riprodurre. Il codice, di nuovo, il codice sorgente è perso. Sappiamo, non abbiamo nemmeno una descrizione algoritmica come quella di Nanni Balestrini lì, però guardando istanze di quest'opera si capisce in maniera abbastanza semplice, studiandosela un po', cosa sta succedendo. Succede che ci sono delle rotazioni dei quadrati che sono sempre più, stanno in un range casuale sempre più grande, e poi i centri si spostano da dove dovrebbero essere secondo lo schema ordinato e si disperdono sempre di più. Per cui è possibile, l'ho fatto io, quindi è abbastanza semplice, riprodurre un programma del genere, ed è un'altra delle opere che abbiamo messo in mostra con un plotter che naturalmente non era lo Zuse Grafomat, ma sempre un plotter da tavolo che funziona con lo stesso tipo di meccanismo e che anche lui una sua presenza scenica, perché l'oggetto c'è un braccio che va a prendere la penna, poi inizia a scrivere e quindi lo si vede comporre l'opera man mano. Quindi anche qui siamo nel campo del... Oh, dove sta il foglio? Delle reinterpretation, secondo l'approccio del variable media. Il software originale può essere rimpiazzato da uno nuovo che crea una esperienza comparabile per chi osserva, anche se differente, giusto? Diciamo che lo chiedono agli artisti, però con gli artisti che non ci sono più, che cosa bisogna, cosa si può, non glielo si può chiedere, quindi bisogna farci noi un'idea e quindi assumerci la responsabilità di dire sì, secondo noi si può fare oppure non si può fare perché l'opera doveva essere in quel modo e basta. Però, di nuovo, siamo nell'ambito di un qualcosa che va valutato caso per caso, per cui la normativa del 72 non ci aiuta tanto. Questo tipo di opere venivano raccolte su una rivista che ha avuto vita breve, vissuto tra il 76 e il 78, che si chiama Computer Graphics and Art, che alcune persone
in giro per il mondo, hanno recuperato, sono riusciti a trovarne delle copie, le hanno scansionate, e dentro questa rivista ci sono degli articoli molto teorici e poi a mo' di illustrazioni, senza essere spiegati realmente, a parte in alcuni casi, delle opere di alcuni artisti storici, tipo Friedernacke, questo si chiama Random Walk Through Raster, è una camminata casuale, per cui già dal titolo e dalle varie iterazioni di questa immagine, vediamo se si può zoomare, si capisce più o meno come si può riprodurre un qualcosa del genere a livello algoritmico. La stessa cosa qui, questa roba qui, sono tanti quadrati disposti su una griglia ordinata e poi tutti concentrano, precipitano verso un punto che è sempre diverso, ma è interno ai frame, no? Per cui se uno se li comincia a guardare e ci ragiona un po', è anche facile rifarli, ok? Che è quello che fa questo progetto che si chiama Recode, che però adesso è troppo zoomato, e che secondo me è molto, molto interessante. E niente, potete esercitarvi anche voi. Io ho finito, qua ci sono le risorse che più o meno ho utilizzato per questo talk, che sono un piccolo saggio molto interessante di questa ricercatrice che si chiama Wendy Hui Kyong Chun, che si chiama On Software, Or the Persistence of Visual Knowledge, che tratta non soltanto delle origini del software in modo abbastanza interessante, appassionante, ma anche di come questa cosa, poi c'è una specie di diversione su come sulla questione di genere nella computer science, no? Di come le programmatrici una volta erano molto. Era molto diffuso come lavoro per una donna, poi progressivamente non lo è diventato più, quindi sembrerebbe che c'è stata una esclusione, però in realtà poi se uno va a scavare i ruoli erano comunque dominati da un certo tipo di dinamica di potere che è abbastanza interessante. Però incidentalmente a tutto questo discorso che porta a dire come il software è una forma anche concettualmente di ideologia, c'è tutta un'analisi storica che è piuttosto interessante, la teoria del restauro ovviamente, e questi articoli di Giancarlo Buzzanca che si interrogano più o meno su tutte queste cose, su alcune anzi, di cui vi ho parlato. Il testo di Variable Media è un testo dello ZKM che riprende il testo di Variable Media e lo porta avanti con degli esempi di case studies, però ripeto, si parla sempre di case studies, non c'è nessuno che dice le linee guida sono queste, ci hanno un po' provato Variable Media, però sono talmente larghe, talmente lasche che potrebbe essere qualsiasi cosa. Grazie. Domande? A me mi viene in mente una cosa, cioè a proposito di quello che hai detto riguardo la riscrittura eventualmente del codice, no? Ma credo che in generale nell'arte avvenga qualcosa di analogo, no? Cioè voglio dire, l'impressionista, faccio un esempio, c'è cioè un primo, no? Che magari propone Sviluppa un un concetto, concetto. sviluppa un concetto, una forma, anche nella forma, però poi molti magari trovano adagio. No, accompagnano, fanno crescere la cosa, quindi non potrebbe anche essere un po' a metà, no? Tra la reinterpretazione, tra Sì, questa. però lì c'è sempre il discorso che tutta questa roba del concetto, eccetera, precipita in un oggetto che ha una, come si chiama, le unità aristoteliche di tempo, di luogo e di azione, cioè la Gioconda è quell'oggetto lì, non un altro, mentre qui siamo pensa per esempio alla net art, no? Cioè delle opere che sono fruibili, che sono pensate per essere delle opere d'arte, ora sono anche riconosciute. Poi c'è il dibattito, cos'è arte, cosa non mi appassiona per niente. Però sono pensate per essere fruite dal tuo browser di casa, per cui non c'è unità di tempo, di luogo, perché l'opera risiede su un server da qualche parte, ma tu la fruisci da casa, no? Che poi è il concetto del cyberspazio, per come lo definiva Sterling. Che cos'è il cyberspazio? Quando ci telefoniamo, è lo spazio che c'è tra i telefoni, perché dove avviene la telefonata? Avviene qui.
a casa mia o a casa tua, non avviene né qui e né lì, è in tutti e due i posti simultaneamente. Per cui tutte queste cose che hanno a che fare con la tecnologia, l'unità di tempo, di luogo, i concetti aristotelici vengono un pochettino meno, per cui non possiamo più ragionare come ragionava giustamente Brandi, no? Che il quadro dell'impressionista è quello lì, la Gioconda è quella lì, e bisogna riportarla com'era, intervenire su quell'oggetto. Non c'è più un oggetto. Posso intervenire anch'io? Ho due domande. La prima è, diciamo, relativa a chi si occupa di queste opere di restauro, di ripristino oltre Verde Binario, se Verde Binario è in contatto Ma noi collaboriamo con lo ZKM, però per un altro progetto, beh, a parte la cosa di Nanni Balestrini, che diciamo poi è una cosa che abbiamo fatto noi insieme a Nanni Balestrini, e poi è finita lì per una serie di coincidenze assolutamente fortuite. E stiamo collaborando con loro per un altro progetto che è un restauro hardware, quindi per una cosa completamente diversa. Però i musei di arte contemporanea si pongono per forza questo problema. Perché già se lo cominciavano a porre prima del digitale, la video arte, tutte queste cose qui. Beh, sì, però appunto è recente, te la devi per forza porre. Se tu sei il MoMA a New York e c'hai queste opere, come le devi preservare? Qualche cosa, discorso te lo devi fare. Però non è così. Sicuramente in Italia siamo fermi alla carta del 72, per cui una delle cose che leggevo su questa discussione che c'era su questa rivista che si chiama OPD, Opificio Pietre Dure, che è una rivista famosa, ho scoperto poi, di restauro d'arte, era appunto questa. Noi in Italia siamo molto indietro perché ancora siamo a Brandi, che è giù, cioè è ovvio che è quella la direttiva per quel tipo di cose lì, però dagli anni 50, 60 in poi, l'arte che viene prodotta, non, cioè, certo c'è anche l'arte figurativa che può essere trattata come quella antica, però la gran parte dell'arte è in qualche modo tecnologica. Grazie. La seconda domanda è proprio relativa a che cosa sia l'arte. Tu hai portato degli esempi di arte come intesa comunemente, quindi non so, per quanto riguarda il digitale, fumetti, grafica, immagino ci sia anche l'audio diciamo, in tutto questo. Però mi chiedevo se potesse essere considerata arte anche, che ne so, un algoritmo particolarmente elegante, un quicksort, non lo so. Si può parlare di restauro del quicksort così come è stato pensato dal. Non ho idea, Mi sono non lo so, impreparato? non lo so, ho detto che non avevo risposta. Sì, allora è stato. Ragioniamoci, no? Sì, comunque. Sì, magari non lo so, anche quella è una forma d'arte per certi versi, per quanto ci riguarda, Ripeto, magari il più dibattito su importante cosa è se arte e arte che che cosa. cosa non lo è noiosissimo, nel senso che ci sono quelli che dicono no, per esempio, noi avevamo fatto questa mostra sui videogame nel 2011 al Palazzo Arnone, alla Galleria Nazionale, e avevamo trovato nel soprintendente De Chirico all'epoca un interlocutore fantastico, nel senso che lui era super disponibile, ci aveva dato dei suggerimenti, super aperto a questa iniziativa, però lui per esempio quando ci abbiamo parlato non considerava, non so adesso, il videogioco un'arte, che per me è scontato che lo sia, no? Perché se voi guardate un videogame che viene prodotto adesso, ha un livello narrativo, un livello estetico, cioè se arte è un film, e penso che tutti sappiamo che un film è arte, non vedo perché non debba essere. Però c'è chi dice sì, chi dice no, i graffiti sono arte, boh, c'è chi dice. Secondo me non è appassionante, perché poi alla fine l'artista non è che, diciamo, di solito non lo cerca nemmeno sto riconoscimento. Uno che fa graffiti fa graffiti, uno che fa videogiochi fa videogiochi. Che poi la gente lo consideri arte o che non lo consideri arte, magari ci sa pure chi ci tiene, però secondo me la maggior parte non gliene importa niente. Quindi questo poi i posteri eventualmente lo diranno. Un altro problema ancora del software è la complessità, per cui in futuro, non lo so, oggi guardavamo
quante linee di codice c'ha il kernel Linux, che ormai diciamo è un prodotto culturale significativo, cioè chiunque di noi ha Android in tasca, c'ha una versione di Linux, chiunque c'ha un router a casa c'ha Linux, all'università si usa, nelle case si usa, vogliamo. Sicuramente è un oggetto significativo di prodotto culturale e scientifico del nostro tempo. Sono 28-29 milioni di linee di codice, cioè uno che fra 1.000 anni voglia capirci qualcosa, è impossibile, cioè, studiare un oggetto del genere. E poi cosa con sé? Poi è mutevole perché ogni giorno ci sono dei commit. Cosa conservi? Conservi la versione tutte quante? Probabilmente sì, non lo C'è so. per il software scientifico c'è software editor, mi pare. Ah, C'era, software abbiamo editor. fatto un seminario online nel 2014, mi hanno parlato di questa cosa. Sul sito di Dato di Science Café c'è una rubrica Science Café, hanno parlato proprio recentemente, un mese fa, hanno parlato proprio di questa cosa qua. Perché molto spesso il software scientifico è proprio strettamente legato poi allo studio, alla scoperta, al risultato proprio scientifico. Cioè quel risultato lo ottieni grazie a quel software che ti ha permesso di fare un certo tipo di elaborazione e quindi ha un valore scientifico, cioè proprio come mi conservo uno strumento, una misura di cose, devo conservare quel software. Emiliano, intanto grazie, insomma, un seminario veramente bellissimo, diciamo uno dei pochi recentemente in cui non mi sono addormentato, quindi è un buon segno da allora. E non è una domanda, insomma, è un commento ad alta voce, una riflessione che facevo. Allora, mi convince molto l'idea, insomma, sì, non esiste un originale nel digitale, mi pare che ormai, no? Anche tutto quello che c'è su blockchain per avere l'originale fa capire che non c'è altrimenti un originale, no? Quindi secondo me questi nascono senza un originale e quindi sono tutti originali a questo punto, quindi questo discorso mi convince. Mi convince anche l'idea di ricreare l'algoritmo, perché alla fine, diciamo, lì in quella, insomma, nella parte algoritmica, appunto, tranne se fosse il quicksort, veramente, cioè il primo quicksort. Non ci vedo nulla di che, diciamo, quello era funzionale, no? Se vuoi era lo scalpello che utilizzava nelle mani per creare la forma d'arte, quindi nel dietro le quinte va bene. La domanda che mi pongo, diciamo, che mi lascia così un po', insomma, non ho una posizione, ma credo sia un po' da ragionarci, è il mezzo con cui poi quell'algoritmo si manifestava. Cioè, ad esempio, nell'elaborazione che avete rifatto, no? Questo bellissimo con il codice delle poesie. Mi chiedo, il fatto che da lì uscisse su un rullo continuo, forse era lì quella parte di opera d'arte, cioè la matericità con cui era fatta allora. Però l'hanno buttata via. No, sì, no, ci siamo, la ricostruzione mi convince, infatti è un ragionamento ad alta No, voce. Cioè, ma io non ho, ripeto, non ho mi chiedo risposte. se, mentre fin tutto questo punto, fino alla parte finale della matericità, no, con cui si manifesta quell'opera digitale, mi chiedo se questo, no? Come va interpretata? Ad esempio, quelle bellissime che poi mi farò un po' di foto di quel libro, diciamo fantastico. Quelle opere hanno ovviamente una resa sul Macintosh 1 e hanno una resa diversa su un altro. Quindi probabilmente l'occhio di chi le ha fatte era un occhio pensato per guardarle lì sopra. Quindi questa è una riflessione interessante, cioè alcune opere si portano dietro anche il mezzo tecnologico su cui erano fatte, no? Sicuramente. Questo è vero, forse va interpretato opera per opera, però sto ragionando con te, insomma, ad alta voce perché è molto molto interessante. Nel caso specifico io lo vorrei tanto vedere lì, però, penso, però sono anche consapevole del fatto che questo l'ha pubblicato sul libro e basta, per cui in realtà se uno va a risalire filologicamente a quello che è stato fatto, forse non interessava neanche, però secondo me è interessante vederlo Cioè, ad lì. esempio, vedi, mi convince prendere lì lo scanner, ricostruirlo, tutta questa parte qua alla fine, noi riprendiamo esattamente, o tranne piccoli segni del tempo, se vuoi, l'opera com'era, però poi appunto la parte di visualizzazione sul dispositivo di com'era allora, secondo me ha un suo fascino, quindi andrebbe capito, no, fin dove, diciamola così, se si potesse fare è meglio provare a farlo, Sì, diciamo. sono pienamente d'accordo, però in alcuni casi non è possibile, o comunque dobbiamo essere consapevoli che sarà possibile per un lasso di tempo limitato e che nell'orizzonte
di cui abbiamo esperienza per i restauri dell'arte, cioè migliaia di anni, è estremamente improbabile che continuerà a essere possibile. E per cui penso che uno dei nodi sia questo, cioè è vero, noi ci piacerebbe rivedere queste cose qui sul Macintosh, e oggi forse lo possiamo anche fare, no? Però in un orizzonte di tempo lungo, ripeto, per costruire un Macintosh servono delle fabbriche, non è una roba. Faccio un esempio sul proiettore, no? Iniziate sul proiettore, allora, è vero che un proiettore era un altro, ma sicuramente quello usato che era un po' sgranato, diciamo, quindi quell'effetto sgranato tirava fuori nelle foto, nelle immagini, probabilmente imperfezioni che facevano parte dell'esperienza, certo. No? Come ovviamente i vinili e le altre cose, quindi... Questo aspetto un po' si perde e credo, non so se si possa mantenere, no? Cioè in qualche maniera è per sua natura proprio effimera. Nel caso proprio specifico dei tavoli, quell'opera era pensata per spostarsi da un museo all'altro, per cui non è che si portavano dietro quel proiettore, quello che trovavano nel museo dove andavano, di conseguenza è già nata in quel modo, più o meno quella, sì, sì. Vabbè, il restauro potrebbe andare anche verso una sorta di virtualizzazione del materiale, no? Nel senso che tra 100 anni non ci saranno più i cubi catodici, ma si può, che ne so, prendere un velo. Sì, però quello che dice Gianluigi, l'effetto non è più quello, la persona ma proprio per riprodurre l'effetto, diciamo, originale, no? Si può prendere o utilizzare della tecnologia attuale per simulare in qualche maniera. Poi lì c'è il confine tra cosa stai facendo, che è legittimo, che è l'interrogativo che mi sono posto un po' dappertutto, e cosa invece è una mistificazione in qualche modo. La mistificazione però volta a ricreare l'esperienza originale. Cioè quando tu giustamente dici che fra 100 anni purtroppo i reperti materiali non saranno più utilizzabili, allora magari per ricreare l'esperienza si potrebbe pure... Tu fra 100 anni dicono, tu io dovresti pensare di fare il making da su. No. Volevo dare una tua opinione sul discorso del PR, che sì, diciamo, prendendo di erba per fare un po' troppo, diciamo, in tematica, sì. E di conseguenza anche sul generale della pirateria. La mia opinione è abbastanza radicale, cioè che il diritto d'autore, il copyright, è ortogonale alla conservazione, contro la conservazione. Di fatto se, diciamo, con la pirateria stai slegando definitivamente la fisicità pratica alcune opere, perché magari oggi staremo guardando anche in questo caso un panorama molto diverso e più misero senza la pirateria. Certo. Fra 100 anni sicuramente sapremo delle cose, sarà grazie al fatto che sono state moltiplicate su torrent illegalmente da migliaia di persone o su SoulSeek, piuttosto che non sono rimaste in una compagnia che a un certo punto è finita, a un certo punto sono arrivate le ruspe, hanno buttato via tutto e non gli interessava più niente a nessuno. La pirateria in qualche modo favorisce la conservazione, cioè logicamente è così, c'è poco da fare. Che stiamo raggiungendo forse il punto di non ritorno, dove ormai le tecniche, diciamo, di offuscamento più o meno demenziali sono talmente complesse che, diciamo, non si riescono quasi più con lo sforzo di un gruppo di persone. Non soltanto, per esempio, pensiamo ai giochi su Steam, quelli che funzionano esclusivamente online. Quelli verosimilmente andranno persi perché non è soltanto il server, è un'infrastruttura, dei protocolli, i client, è una roba complicatissima, che il fatto che non viene salvato su un mezzo che poi viene distribuito, da una parte è anche una comodità, no, voglio dire, e d'altra parte sicuramente è fatto anche per contrastare la pirateria, no? Perché poi il CD, qualsiasi mezzo, poi si copia in un modo o in un altro, si è sempre fatto, invece in quel modo è un po' più difficile, per cui le società si spostano sia per comodità, sia perché l'evoluzione tecnologica va in quella direzione, ma anche per contrasto alla pirateria e quindi per i loro interessi, però questo va sicuramente contro la conservazione, perché un gioco del genere... fatico a capire come potrà essere conservato su un orizzonte temporale lungo. Dopodiché magari esce fuori fra 20 anni che esce Tizio e emula tutta l'infrastruttura di PlayStation, per dire, di
PlayStation Network, non lo so, sono diverse cose che sembravano incredibili, sono successe, però attualmente non saprei. Non so, se volevi accendere... Ah sì, allora abbiamo, come dicevo, scoperto che non funziona più come lo avevamo lasciato e quindi non va a colori, però ci sono giovanotti mondani meccanici. Sì. No, il Macintosh no. Sì, 77. Questo è il prodotto che è stato usato di, il prodotto che è stato prodotto di più da Apple per 10 anni fino all'87. Più longevo, esatto. Sì, però aspetta, devo accendere tutto i soldi. Che non, invece non mi sembra. Ah, ecco, a buco, se non accendo. Perché qua c'è una Switch, guarda, fatto anche molto bene l'hardware, bianco e nero, colore. Perché poi l'interno non si deve aprirlo? Perché la modalità bianco e nero è più precisa, invece quella colore è smarmellata, per usare un termine tecnico. Bella che sono bianche, quindi mandare il segnale colore su uno. Ma c'è il floppy dentro? Forse non c'è il floppy giusto. Perché anche i floppy si sono. Ne avevamo fatte 6 copie, ma soltanto una funzionale, non mi ricordo. Qual è? Si combatte secondo me. Infatti non c'è la macchina. Non c'è la qua. Non sarebbe mai è la cosa giusta, forse no, alla copia giusta, è la copia originale, questa una di queste, comunque sono tre. Tu ci dici, Gianluca, quali sono i seminari che ti sei addormentato? Allora, qual è? Ma quest'ora è così, ti assicuro che... è partito. Guarda, con questo switch dovrebbe andare a colori, ma non ci va. Per un attimo lo fa, però poi non ne vuole più sapere. Ripeto, funzionava. Questo è il fumetto tu. Sì. Di cui hai parlato. Sono, siccome andava su una mostra, sono, di una resta, un'immagine resta ferma 2-3 minuti. No, no.